spinta a rinnovare in modo solenne il nostro impegno. Si è svolto presso la caserma del sottobrigadiere Nicola Ventura, medaglia al valor militare, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, il 245esimo anniversario della fondazione del corpo. Sono 2478 gli interventi conclusi dai reparti dipendenti del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro tra il gennaio del 2018 e il maggio del 2019. 484 sono invece le indagini delegate al corpo della magistratura ordinaria e contabile, concluse nello stesso periodo. Cifre che danno il senso dell'intensificazione delle attività contro i più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria. Il contrasto all'evasione fiscale, anche internazionale, e alle frodi, si conferma al centro dell'attenzione operativa della Guardia di Finanza, settori in cui nel 2018 e nei primi 5 mesi del 2019 ha eseguito 964 interventi, denunciati 151 per reati fiscali e 165 sconosciuti al fisco, con un'evasione complessiva di quasi 23 milioni. Per quanto riguarda gli illeciti nel settore pubblico, la GDF ha tratto le frodi scoperte dal bilancio nazionale e comunitario, sono state pari a 330.000 euro, mentre si attestano intorno ai 210 quelle nel comparto della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con 10 persone segnalate. In materia al contrasto della criminalità organizzata sono state 1.400 le attività ispettive condotte allo scopo di individuare le diverse forme di infiltrazione e gli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità, mentre nell'ambito del controllo del territorio sono stati sequestrati circa 400 grammi di sostanze stupefacenti tra il gennaio del 2018 e il maggio di quest'anno, con la denuncia di 14 soggetti. Questo è un territorio sano, però fenomeni di malagestio della cosa pubblica possono verificarsi e quindi non occorre mai abbassare la guardia. E laddove si ha sentore che qualcosa non va nella pubblica amministrazione, occorre intervenire in misura chirurgica proprio per evitare le cosiddette contaminazioni. Una compagnia confermando elevate qualità professionali e notevole. Durante la cerimonia sono stati premiati i militari che si sono distinti nei vari reparti, conferendo a loro l'encomio per le diverse operazioni effettuate.